Quello dell'idrogeno, che sarà un elemento chiave della transizione energetica sia nel settore industriale che quello dei trasporti pesanti. Ma non solo, perché all'idrogeno viene attribuito ovviamente un ruolo centrale nei piani nazionali per la transizione ecologica. Un idrogeno che vale dal PNRR circa 500 milioni per la creazione di 10 valli all'idrogeno in siti industriali abbandonati. Ora, la settimana scorsa avevo fatto un'interrogazione all'assessore Giampedrone perché in qualche sua dichiarazione sulla stampa aveva riportato della produzione di idrogeno da trattamento dei rifiuti, da un possibile impianto di trattamento dei rifiuti. In realtà siamo venuti poi a scoprire che quello era, tra virgolette, un effetto collaterale del trattamento rifiuti, quindi si produceva una certa percentuale di idrogeno, ma non era quello lo scopo reale. Lo stesso giorno viene approvato in giunta una delibera, viene approvata il 7 di febbraio, in cui praticamente su proposta dell'assessore Benvenuti viene approvato questa delibera in cui si aderisce all'avviso pubblico emanato dal Ministero della Transizione Ecologica del 15 dicembre. La missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente 2, energia rinnovabile, idrogeno e rete e mobilità sostenibile del PNRR. Quel protocollo, quell'avviso pubblico ha la finalità di individuare le regioni interessate ad avviare nei propri territori una procedura finalizzata al finanziamento di progetti di investimento che prevedano la riconversione di aree industriali dismesse per creare dei veri e propri centri di produzione e distribuzione dell'idrogeno. La mia interrogazione è volta a conoscere quali aree sono state prese in considerazione per rispondere a tale manifestazione di interesse e soprattutto quali considerazioni hanno portato poi a tali designazioni. Grazie. Grazie consigliere Boscello. Cedo la parola all'assessore Benvenuti. Grazie Presidente. Allora, con riferimento all'interrogazione in oggetto, si deve innanzitutto precisare che la stessa si riferisce a manifestazioni di interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse a valere sul PNRR. Nella fase attuale si tratta pertanto di un invito alla manifestazione di interesse rivolto a regioni e province autonome ai fini del riparto del plafond nazionale pari a 500 milioni di euro, la cui la metà però è già a favore delle regioni del Mezzogiorno. L'avviso datato 15 dicembre 2021 era quindi funzionale a un'indagine generale sull'interesse delle regioni e della pubblica amministrazione a voler ricevere fondi PNRR per la loro successiva destinazione, quale dotazione di bandi territoriali, sulla base di un bando tipo di prossima redazione da parte del Ministero medesimo a favore del sistema delle imprese di ogni dimensione e non pertanto di interventi a regia regionale. Chiaramente poi la parte dedicata alla Liguria sarà parametrata in base a tutta una serie di driver specifici e quindi di questa parte ne beneficeremo comunque in misura abbastanza contenuta. L'avviso al paragrafo 2.4 specificava testualmente che alla manifestazione di interesse potrà essere allegato un documento di sintesi nel quale ciascuna regione e provincia autonoma descriverà sinteticamente le potenzialità presenti nel relativo territorio per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse ed impiego su scala locale, secondo poi quanto specificato nel presente avviso pubblico. L'indicazione di una relazione sulle potenzialità territoriali risultava pertanto del tutto opzionale, senza alcuna incidenza sulla determinazione dei criteri di riparto, come invece dettagliatamente indicati al punto 3.2. Tantomeno veniva chiesto alle amministrazioni regionali di indicare aree designate, la cui individuazione potrebbe invece essere interpretata quale limitante o preferenziale, tenuto conto che l'avviso stesso prevede che nell'ambito del bando che verrà emanato il soggetto proponente dovrà individuare un sito secondo 7 precise caratteristiche, indicato al punto 2.3, da possedere alla data di presentazione della domanda, ma senza alcuna ulteriore previsione di specifica localizzazione territoriale in ambito regionale.
Il Ministero ha indicato al paragrafo 2.3 dell'avviso le caratteristiche dei siti, quali dovranno essere nella disponibilità del proponente al momento della presentazione della domanda. Inoltre, al paragrafo 4 viene detto che il Ministero redigerà un bando tipo che conseguentemente richiamerà tutte e solo le caratteristiche di ammissibilità dei siti meglio precisate al punto citato 2.3. Si ritiene che tali indicazioni siano oggi sufficienti per potenziali beneficiari ai fini della individuazione dei siti potenzialmente interessati dai progetti. Inoltre, l'assenza allo stato attuale di una rete esistente di impianti a base di idrogeno in Liguria rende superflua la rappresentazione delle potenzialità presenti nel territorio. Per tale motivo, quindi, trattandosi di fondi che devono essere resi disponibili attraverso bandi Regione Liguria, ha pertanto ritenuto di non allegare alcun documento alla manifestazione di interesse che è stata firmata dal Presidente della Giunta regionale in data 8/2/2022 e in pari data inviata al MITE. Regione Liguria ha rappresentato Confindustria al polo EASS, all'interno del quale è stato costituito un cluster di soggetti interessati allo sviluppo della tematica e della infrastrutturazione di una rete a base di idrogeno, l'opportunità del futuro bando, un modo da avviare una prima azione di promozione dell'iniziativa, cui ne seguiranno altre al momento dell'emanazione del bando, ma senza in alcun modo voler indirizzare attraverso la collocazione in aree predeterminate le proposte che potranno avanzare a tempo debito i potenziali beneficiari nell'ambito dei propri progetti. Grazie. Grazie Assessore Benvenuti. Per la replica, Consigliere Arvoscello, prego. Grazie Presidente e grazie all'assessore per aver confermato il mio timore che avete aderito a quel protocollo senza avere alcuna idea di cosa volete fare e cosa volete realizzare. Cioè avete aderito a quel protocollo per dire diamo un segno di vita, ci siamo anche noi su quello che è uno dei capisaldi del capitolo verde del PNRR. L'idrogeno vale 500 milioni di euro. Attorno alla produzione di idrogeno ruota gran parte della transizione verde del piano. Voi avete aderito a questo bando, a questo avviso pubblico, perché non potevate non aderire. Perché nel momento in cui ci sono regioni come l'Emilia-Romagna, che ha le idee chiarissime su cosa fare, la Basilicata, le Marche, che addirittura il 20 gennaio scorso aveva già chiesto alle imprese di segnalare all'interno di quelle manifestazioni di interesse i siti, la Puglia che ha fatto un'analisi dettagliata delle aree industriali da riconvertire. Ad oggi l'assessore non ha risposto assolutamente alla mia domanda, cioè non ha neanche detto che è stata fatta, che è stato fatto un censimento delle aree industriali da riconvertire. Quindi c'è stata una proroga nella scadenza di questi bandi, mi auguro che Regione Liguria prenda seriamente in esame la possibilità di riconvertire tante delle aree industriali dismesse sul nostro territorio alla produzione di idrogeno e che non sia una mera partecipazione a un bando, giusto per dire, per dare un segnale di vita, ma in una cosa che poi non... Oppure dite chiaramente che non credete all'idrogeno. Può essere una scelta politica, condivisibile o meno, non lo so, questo ne discuteremo, però abbiate il coraggio di dire veramente cosa ne pensate e cosa volete fare. Grazie. Grazie, consigliere Arvoscello.